parla spesso di finanza e di investimenti verdi come termini interscambiabili, ma lo sono davvero? Facciamo un passo indietro. Quando parliamo di investimenti ci riferiamo alle infrastrutture e ai progetti da realizzare. Quando invece parliamo di finanza ci riferiamo alle risorse finanziarie necessarie per realizzare quei progetti e quelle infrastrutture. Quindi quando parliamo di investimenti per il clima ci riferiamo a tutti gli investimenti in beni fisici e in infrastrutture verdi necessari per raggiungere le zero emissioni entro il 2050 e per mitigare gli effetti del cambiamento climatico. La finanza per il clima invece si riferisce alle risorse finanziarie locali, nazionali o transnazionali provenienti da fonti di finanziamento pubbliche, private o alternative necessarie per finanziare gli investimenti di cui sopra. Quindi, in altre parole, gli investimenti per il clima ci dicono quanto stiamo investendo e quanto dovremmo investire, mentre la finanza per il clima ci dice quanto capitale abbiamo raccolto e quanto ancora ne dovremmo raccogliere, per far materializzare gli investimenti di cui sopra. Ma quanti investimenti ci servono per arrivare a net zero? In termini di investimenti, recenti stime di McKinsey indicano che saranno necessari a livello globale tra i 9.000 e i 12.000 miliardi di dollari ogni anno entro il 2030. Per farlo, le politiche svolgono un ruolo fondamentale, fornendo sia una parte della finanza necessaria, sia creando un quadro regolatorio stabile che permetta ai privati di investire. Misure come l'Inflation Reduction Act approvato l'anno scorso negli Stati Uniti, che stanzia più di 370 miliardi di dollari pubblici, o il Green Deal dell'Unione Europea, che potrebbe potenzialmente mobilitare più di 1.000 miliardi di euro in fondi pubblici e privati, ci indicano alcune delle fonti possibili di finanziamento di questi investimenti e ci danno anche già una prima misura del gap finanziario necessario per raggiungere il net zero. Nel contesto delle COP, però, che riuniscono 198 diversi paesi, l'espressione finanza per il clima è spesso sinonimo di trasferimenti finanziari da paesi ricchi a paesi a basso o medio reddito. Questo perché proprio all'interno delle COP uno dei temi più dibattuti è la necessità di sostenere finanziariamente i paesi in via di sviluppo, sia nelle loro azioni di mitigazione sia in quelle di adattamento. L'UNFCCC stima che entro il 2030 saranno necessari 5.900 miliardi di dollari di finanziamenti affinché i paesi in via di sviluppo possano raggiungere i loro obiettivi climatici, così come definiti negli NDCs, le National Determined Contributions, ovvero gli obiettivi di mitigazione nazionale. Il problema però è che quasi tutti i paesi in via di sviluppo non dispongono di risorse proprie e, per vari motivi, non riescono ad attrarre capitali privati. Pertanto, a coprire questo gap devono essere le agenzie di cooperazione e i governi dei paesi sviluppati, insieme a vari organismi multilaterali, in primis la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale. Ma di che cifre stiamo parlando? Alla COP di Copenaghen, poi confermato a Parigi, i paesi sviluppati si erano impegnati a versare almeno 100 miliardi di dollari l'anno fino al 2025. Ad oggi però la quota di 100 miliardi non è mai stata raggiunta e solo negli ultimi anni ci si è iniziati ad avvicinare a questa cifra, nel 2021 mobilitando quasi 90 miliardi di dollari, dopo molti anni però in cui i versamenti sono stati meno della metà di quelli previsti. Secondo l'Agenzia del Commercio dell'ONU, l'UNCTAD, sono quattro le priorità da affrontare. La prima e più urgente è la riduzione del debito pubblico dei paesi a basso reddito. Il 60% di questi paesi è infatti in difficoltà o sull'orlo di una crisi finanziaria e si stima che ogni anno spendano 5 volte di più per il servizio del debito che per l'adattamento al clima, minando la resilienza futura e le prospettive di crescita dello Stato. La seconda priorità dovrebbe essere quella di trovare modi alternativi per impiegare i diritti speciali di prelievo del Fondo Monetario Internazionale, al fine di massimizzare il loro impatto sul clima e sullo sviluppo, pur mantenendo i loro vantaggi come forma di liquidità priva di condizionalità e di debito. Si potrebbero anche prendere in considerazione approcci più ambiziosi, come ad esempio nuove classi di attività di diritti speciali di prelievo con scopi specifici come la resilienza climatica. La terza priorità è quella di aumentare la velocità e l'efficacia delle varie banche di sviluppo, sostenute dai governi a tutti i livelli, multilaterale, regionale e nazionale, nel sostenere e finanziare i progetti climatici. La quarta priorità è quella di mobilitare i finanziamenti privati verso gli obiettivi climatici. Oltre all'uso di incentivi, è necessaria una disciplina sotto forma di misure normative per guidare gli investimenti produttivi e l'allineamento dei flussi finanziari privati con gli obiettivi climatici delle COP. Tutti questi punti sono oggetto di discussione all'attuale COP e ne costituiscono un importante tema di fondo. Infatti, più di altri temi, la finanza per il clima suscita dibattiti accesi a livello negoziale. I temi del contendere sono vari, dall'impossibilità di molti paesi in via di sviluppo di emettere debito pubblico in moneta locale, all'eccessivo peso che i paesi sviluppati hanno nelle istituzioni multilaterali. Queste tensioni, come si è visto anche qui a COP, portano a soluzioni volontarie e ad accordi che escono almeno in parte dal framework delle Nazioni Unite,